Buonasera a tutti. Sono orgoglioso di essere qua con i miei colleghi a parlare di digitale che fa bene, digitale per il bene, digital for good, come lo chiamiamo noi. Oggi è una giornata particolare per noi perché abbiamo da Team Sist, abbiamo tutti delle persone eccellenti che ci possono portare delle voci e un punto di vista interno ed esterno di che cosa vuol dire fare il digitale per bene. Ci sarà con noi Luca Veneziano, si occupa dell'R&D di Team System e ci darà una sfaccettatura di quelli che sono il nostro mercato, i nostri prodotti e di che cos'è il senso per noi di usare il digitale come elemento per fare del bene. Ci sarà Elisabetta, che si occupa di Experience Design nell'Experience Design Center di Team System e lei ci porterà il nostro flavor di come noi progettiamo le nostre applicazioni e di come le viviamo progettandole. E poi oggi affrontiamo questo movimento che va dall'esterno all'interno perché bisogna essere in equilibrio su tutto il corpo nostro e ci sarà con noi anche Donatella di Human Resources che ci aiuterà nel muoversi e nel capire come è l'atteggiamento e la qualità culturale che stiamo avendo all'interno della nostra grande organizzazione. Ovviamente ci sono io, Francesco Mondora, che mi occupo di impatto e di ESG. Sostanzialmente il mio tema e il mio scopo della vita è quello di riuscire a far sì che le organizzazioni, in particolare la nostra, ma anche tutte quelle che abbracciamo, e possono lasciare un segno positivo nel mondo. Quindi non solo agire con una maniera colonizzatrice, ma essere in qualche modo come delle api che impollinano intanto che vanno a prendere il miele e producono il miele per noi. Quindi produciamo del valore per i nostri clienti, per i nostri utenti, poi lo vedremo, ma lo vogliamo fare anche lasciando questi fiori impollinati, lasciando questo stare nel bene. Cos'è che vogliamo fare come Team System, come gruppo? Siamo un gruppo grande su diverse country, con una però una grande intenzione comune, con una set di valori profondi, devo dire, e vogliamo essere, mi piace pensare, vogliamo essere di esempio, vogliamo lasciare, oltre alla nostra impronta, che nel nostro gergo si chiama footprint, che tipicamente ha un'accezione negativa, vogliamo lasciare anche il segno delle nostre mani, di quello che creiamo noi con le nostre mani, e vogliamo lasciare, io lo amo definire handprint, vogliamo proprio lasciare una società modellata con dell'amore, con un senso di esistere molto più profondo che va anche oltre il senso degli affari. Lo stiamo facendo con un processo che si muove dall'interno e va all'esterno e viceversa, ed entra dall'esterno e va all'interno. Alcuni potrebbero vedere questo come la linea che divide lo yin e lo yang, altri lo potrebbero vedere come un percorso che va sull'infinito, su questo magico numero che continua a in qualche modo riportare due parti. E le nostre due parti sono sì l'esterno, i nostri portatori di interesse, i nostri stakeholder, li chiamiamo noi, i nostri clienti, ma anche i nostri fornitori, ma anche tutto ciò che noi stiamo curando. E questa è una parte, lo stiamo portando anche dall'altra parte, all'interno. Come noi ci poniamo? Qual è la nostra postura? Qual è la nostra cultura aziendale, inclinazione? Qual è il nostro modo con il quale noi vogliamo vivere la nostra società, prima dall'interno e poi dall'esterno. Abbiamo costruito proprio una. Abbiamo pensato che il segno che dobbiamo produrre sia qualcosa di concreto e che vogliamo rendere sempre più concreto, tant'è vero che già ci manifestiamo questo incontro parlando di digitale per il bene, digital for good. Quindi non è solo un digitale che fa qualcosa, ma è un digitale che va a determinare un cambiamento positivo, un'ambizione di volere lasciare cambiato positivo la nostra terra, la nostra società, chiunque noi stiamo in qualche modo abbracciando con il nostro fare. E questo è il motivo del perché mi piace parlare di handprint. Ci crediamo, crediamo che questo sia
un ambito evocativo del nostro essere. Ci piace pensare che siamo abilitatori del cambiamento e ci piace pensare che anche i nostri clienti, anche i nostri portatori di interessi, tutti possono far parte di questo viaggio. I nostri colleghi fanno già parte di questo viaggio. Mi piace vedere i nostri colleghi quando raccolgono i rifiuti in qualche evento aziendale, come i grandi ambasciatori di questo senso di responsabilità che va oltre il senso di responsabilità del business, perché aggiunge questo significato importante a quello che stiamo facendo e a dove noi vogliamo che il mondo vada. Perché di fatto le organizzazioni, generalmente io sono cresciuto con un'idea che bisognava costruire un business che fosse il migliore del mondo, la competizione, il fatto di diventare i migliori del mondo. Oggi il gusto che noi stiamo mettendo anche con questo intervento è che noi vogliamo essere, ci piace essere i migliori per il mondo, ci piace giocare questa partita, ma soprattutto ci piace di più giocare la partita in cui noi siamo i migliori per il mondo. E quindi vogliamo essere di esempio, vogliamo essere di esempio con il nostro atteggiamento verso l'ambiente, la terra, vogliamo essere di esempio verso la società, verso l'umanità, vogliamo essere di esempio verso i portatori di interessi interni e anche esterni. E questo è un po' il viaggio che facciamo oggi. Oggi siamo in un cammino, in questo cammino avete già visto i miei colleghi e le mie colleghe con cui faremo questo viaggio. Io farò un po' da Virgilio, condurrò un po' questo intervento e vorrei proprio che questo intervento abbia lasci davvero un messaggio importante. Con noi oggi c'è anche Francesca, che si sta occupando di fare visual recording. Francesca Giudici si occupa di recording visuale, oltre che di design di prodotti. E oggi, probabilmente a fine serata, avremo anche il suo lavoro. Quindi, prima di tutto, grazie Francesca, perché in questo momento, in real time, stai proprio facendo questo lavoro che poi lasceremo come segno di questo incontro. Io voglio fare una storia lunga, corta. Vorrei davvero focalizzarmi e andare più in dettaglio anche con l'intervento dei miei colleghi e delle mie colleghe a vedere come noi, a testimoniare come noi stiamo producendo, abbiamo questa coscienza e stiamo producendo questo senso positivo, questa manifestazione di intenzione con la quale noi vogliamo produrre. Quindi invito Luca on stage, dove davvero Luca ti lascio la palla per questa domanda che noi ci poniamo quasi ogni giorno, no? Quali sono quegli abilitatori esterni nel nostro lavoro, nel nostro fare impresa, che ci possono permettere di fare la differenza, di fare la differenza per l'ambiente? Grazie Francesco. Il nostro obiettivo è quello di, tramite i nostri prodotti, semplificare il business dei nostri clienti attraverso quindi i nostri prodotti attraverso il digitale. Oggi, in questi pochi minuti, vi volevo lasciare tre esempi concreti di come il digitale ha cambiato, può cambiare e può migliorare e fare la differenza in termini di impatto verso il nostro ecosistema. Primo esempio è un esempio tecnologico. Da sempre siamo abituati a pensare che fondamentalmente per utilizzare qualcosa avevo bisogno di acquistare qualcosa. Quindi pensiamo in passato al tema dell'hardware, no? I server. Noi con il digitale riusciamo a avere un tremendo impatto su quelli che sono i consumi, i problemi che tutto il tema della tecnologia potrebbe dare dal punto di vista proprio di hardware. Facciamo un esempio: quando io ho una piccola azienda di 4-5 dipendenti, devo dotarmi di un server perché i miei dipendenti devono lavorare sullo stesso software, sugli stessi programmi, sugli stessi dati. E in questo caso, che cosa succede? In questo caso succede che io dovrò comprare un server. Il server dovrà arrivare da un posto molto remoto. Di norma i server vengono prodotti in Cina, quindi c'è tutto il costo di
spedizione in termini non soltanto economici, ma anche in termini di CO2 che si produce, di impatto negativo che si produce per tutto il nostro ecosistema. Poi all'interno della nostra azienda che cosa dovrebbe succedere? Dovrebbe succedere che io devo installare il server e non lo posso fare sotto la scrivania, dovrei dare un locale dove ci sono tutti i server, dove è fondamentalmente climatizzato, perché il nostro server non può lavorare con del molto calore, con delle temperature non adeguate. Per cui le aziende cosa fanno? Si dotano di un piccolo locale, piccolo grande a piacere, dove alloggiare il server, dove installare tutte le la connettività, tutti i cavi che permettono fondamentalmente al server di funzionare. E così che cosa succede? Succede che abbiamo prodotto un impatto, anche perché banalmente quel server non sarà esattamente performante per la nostra realtà, perché non utilizzeremo tutta la capacità produttiva di quel server, e quindi questo genererà un impatto verso la nostra società. Poi la tecnologia cosa ci permette oggi di fare? Ci permette per esempio di adottare il cloud. Il cloud cosa significa? Significa che non ho più bisogno di avere il server e di comprarlo, di farlo arrivare presso la mia azienda. Posso fondamentalmente utilizzare il server dal punto di vista di remoto, ci sono dei data center, quindi dei luoghi dove i server sono gestiti in maniera molto più efficiente rispetto a quelli di averli e di acquistarli all'interno di ogni singola azienda. E questo permetterebbe di risparmiare fin da subito, considerate, più dell'80% dei consumi dell'impatto di un server fisico. Quindi ogni nostro cliente che non utilizza più un server fisico, ma si sposta su un'infrastruttura in cloud presso i migliori data center che sono presenti dal punto di vista di impatto, dal punto di vista ecologico e quant'altro, risparmiano sulla nostra società l'80% dei consumi di CO2, per esempio, del carbonio, che è, diciamo, l'elemento principale di misurazione. Il secondo esempio che vi voglio dare è quello relativo a come molto spesso il problema del digitale è un problema anche di cambiamento da cattive abitudini che abbiamo. Forse l'esempio più importante di digitalizzazione in Italia può essere considerato, sicuramente considerato, quella della fatturazione elettronica, no? E la fatturazione elettronica, per normativa, che cosa ha imposto? Ha imposto che le fatture da cartacee dovessero diventare tutte elettroniche, quindi non dovessero più viaggiare tramite le spedizioni, tramite i toner che vengono fondamentalmente utilizzati per stampare mole di carta. Questo cosa ha determinato? Ha determinato un impatto positivo immediato sulla società, perché stampare una fattura, inviarla via posta con la busta e quant'altro, non è assolutamente paragonabile a inviare una fattura in elettronico. Però poi ci sono le cattive abitudini nostre nel creare la cosiddetta fattura di cortesia, che poi quindi da una fattura elettronica viene inviato anche il documento cartaceo, e quindi un documento elettronico ritorna a vivere cartaceo, ritorna a produrre un impatto. Oppure cattive abitudini anche nel non comprendere molto spesso anche quelli che possono essere i vantaggi relativi ad adottare un documento in elettronico senza necessità di stamparlo, per esempio se lo devo utilizzare a fini amministrativi o a fini contabili. Il terzo esempio invece che voglio lasciare è quello relativo a molto spesso la frammentazione nell'uso degli strumenti, che porta a generare un impatto negativo rispetto all'intero processo, anche rispetto alla collaborazione che abbiamo con altre entità. Proviamo a immaginarci la firma di un contratto, no? Oggi di norma i contratti non vengono scritti su carta, nascono nel nostro computer, nascono in Word, poi vengono stampati in PDF, quindi creato un file e viene inviato alla controparte. Molto spesso quella controparte cosa farà? La stampa, se non è digitale, lo stampa, lo firma su carta, lo ricarica, fondamentalmente lo riscannerizza, lo rinvia alla controparte. E la controparte che cosa farà? Lo ristamperà un'altra volta per poi conservarlo nei propri archivi. Ok, questo processo è ovviamente un processo collaborativo, un processo che se nasce da due soggetti che lavorano in digitale, che vogliono utilizzare il digitale, allora si determinerà il fatto che con un clic io posso condividere il mio documento con la mia controparte lo può firmare con la firma digitale e io lo posso conservare automaticamente, senza bisogno fondamentalmente che il documento diventi mai analogico, diventi mai cartaceo. Quindi esistono
tre elementi che ci devono fare riflettere sull'utilizzo del digitale come attore nel cambiamento. Il primo è sicuramente la consapevolezza, no? La consapevolezza dell'impatto delle nostre azioni, la consapevolezza che i processi che oggi adottiamo hanno un impatto, hanno un riflesso rispetto a quello che stiamo facendo. C'è un bellissimo articolo che descrive come un'ora di video call con Zoom, con telecamera accesa, può risparmiare più del 98% di CO2 emessa se banalmente spegniamo la telecamera. Quindi ha un impatto devastante anche l'utilizzo degli strumenti che abbiamo. Il secondo punto è conoscere l'alternativa, ricercare l'alternativa, promuovere la ricerca dell'alternativa, perché un'alternativa ai comportamenti che abbiamo adottato in passato, al modus operandi che abbiamo, c'è sicuramente si sta creando, per cui andare alla ricerca di questa è il punto centrale fondamentalmente per essere promotori del cambiamento. E promotori del cambiamento lo siamo anche se adottiamo comportamenti proattivi nei confronti anche di tutti i soggetti che collaborano con noi. Gli americani dicono two takes tango, per ballare il tango bisogna essere in due, per adottare veramente il digitale bisogna lavorare insieme, essere parte attiva nella collaborazione con tutte le nostre controparti che abbiamo, tutti i nostri collaboratori, tutti i nostri stakeholder, quindi tutti i nostri soggetti esterni rispetto all'impresa. E come possiamo aiutare quindi l'impresa, come possiamo aiutare i nostri clienti, come aiutiamo i nostri clienti nel adottare per esempio la consapevolezza? Sicuramente quello che vogliamo fare, quello che stiamo facendo è di migliorare le informazioni, i dati che mettiamo a disposizione per informarlo sull'impatto delle sue azioni, sull'impatto di stampare un documento, sull'impatto di non utilizzare il digitale o sul risparmio che fondamentalmente ha adottato, ha potuto portare sulla società da quando ha spostato la propria infrastruttura tecnologica completamente in cloud. Il secondo punto è sicuramente quello di promuovere tutte quelle soluzioni che ci permettono oggi, già da oggi, di dare dei vantaggi immediati ai nostri clienti che permettono e che gli abilitano il digitale, gli abilitano il fatto di avere dei processi in cui non si è obbligati di spostarsi fisicamente per andare per accedere o per collaborare con un collega o per collaborare con il proprio consulente, ma la possibilità anche di farlo da remoto, di essere avvisati di quello che sta succedendo. Quindi conoscere un digitale senza frizioni, adottarlo senza necessità fondamentalmente di avere delle frizioni, di avere delle mancanze, delle difficoltà. E il terzo, ultimo punto è sicuramente quello di essere promotori del cambiamento, no? Sicuramente l'aspetto normativo è quello che più ha generato impatto, per esempio sul fatto della fatturazione elettronica, come dicevamo prima, ma da solo non basta se poi non siamo noi stessi fautori del cambiamento rispetto a comportamenti, processi, modus operandi che, se vogliamo effettivamente vedere degli impatti positivi, andranno a migliorarsi tramite un utilizzo reale degli strumenti digitali che disponiamo. Francesco, questo è, insomma, il tema dell'esperienza è sicuramente il tema importante in questo racconto. Bene Luca, mi piace sempre osservare la qualità della tua leadership, anche quando esponi e racconti che cos'è il digitale e come il digitale può avere una sua natura del fare bene. Hai usato tanto spesso la parola impatto, mi piace definire l'impatto come l'effetto che vogliamo produrre con le nostre azioni, con un obiettivo specifico di minimizzare gli effetti negativi e di massimizzare gli effetti positivi. E di impatto nella nostra società, nel nostro mondo, ne possiamo avere di diversi tipi. Nei tuoi esempi ho intraletto molto impatto ambientale, le fatture, la carta, le piante, eccetera. Il surriscaldamento globale è una cosa che percepiamo e conosciamo bene, lo sentiamo sulla nostra pelle, le stagioni che si allungano, eccetera, lo viviamo. C'è però anche un impatto sociale. C'è però quell'effetto positivo nel quale noi che vogliamo andare a produrre
minimizzando gli effetti negativi e massimizzando quelli positivi. Salto, lancio la palla a Elisabetta e qua la lancio chiedendovi di guardare già come questo movimento si muove da effetti esterni, abbiamo parlato di foreste, piante, eccetera, a effetti invece più sociali, più legati all'umanità. Intanto vedo che si costruisce anche il puzzle, grazie Francesca per questi appunti in cui riusciamo ad avere un po' più di chiarezza anche visuale di quello che sta succedendo. Elisabetta, ti lascio con un problema stregato, no? Come facciamo a parlare di questo impatto sociale con il digitale? Grazie Francesco, grazie Luca, ciao a tutti. Il tema dell'impatto per le persone, per noi è un tema molto importante e che ci sta veramente a cuore. Quando parliamo per esempio di design etico, inclusive design, uno dei principali elementi dell'inclusive design è l'accessibilità. Spesso quando si parla di accessibilità per i prodotti e i servizi digitali si pensa alle persone affette da disabilità, che siano disabilità visive, cognitive e così via. È molto importante specificare che queste disabilità, chiamate disabilità permanenti, per esempio una persona affetta da daltonismo, sono soltanto una delle tre tipologie di disabilità su cui noi andiamo a lavorare. Perché c'è anche, per esempio, la disabilità situazionale. Banalmente vado in Cina, non conosco la lingua, dipendo dal mio smartphone, ma se questo non funziona tanto bene, in questo caso ho proprio una disabilità di situazione, di orientamento, di contesto. O anche disabilità temporanee, mi sono rotto un braccio e per un mese, 2 mesi non sarò così efficiente ed efficace a svolgere le attività che prima svolgevo quotidianamente. Questo per dire che l'accessibilità non va a lavorare soltanto su, appunto, le disabilità, quelle più conosciute e normalmente diciamo riconosciute da tutti, ma anche su disabilità situazionali e temporanee che tutte le persone, tutti noi possiamo prima o poi incorrere accidentalmente. Ma lavorare, quindi inserire nei nostri software, nei nostri prodotti digitali, delle norme legate all'accessibilità, vuol dire anche lavorare sull'innovazione. Vi faccio un esempio, proprio sull'innovazione digitale. Se in un software inserisco delle note vocali, questa nuova funzionalità aiuterà certamente le persone che hanno delle disabilità permanenti a livello visivo o persone che hanno delle disabilità temporanee, per esempio mi sono rotta il braccio e fatico a scrivere, ma è anche una funzionalità che abilita la collaborazione verso tutti. Rispetto e quindi che porta un'innovazione digitale. Io che posso mandare una nota vocale al mio collega o alla mia collega per parlare di qualcosa in maniera più informale e veloce. Quindi l'accessibilità è sicuramente un drive per l'innovazione digitale verso tutti e non soltanto verso quelle persone che sono affette da disabilità. Ma quando parliamo di accessibilità, cosa vuol dire? Noi seguiamo le norme del V3C, che sono delle linee guida standardizzate e create dal consorzio del World Wide Web. E tra l'altro, ieri, proprio ieri, il 5 ottobre, è uscito l'aggiornamento delle norme del V3C, che ci aiutano sia come designer, quindi come progettisti di software digitale, sia come sviluppatori, a creare dei prodotti digitali che seguono queste normative, queste linee guida e ci aiutano quindi a creare questi prodotti accessibili per tutti e quindi creare di fatto dei software migliori per tutti. Un altro tema, secondo me, molto importante legato al design inclusivo, oltre al tema
dell'accessibilità è appunto il tema proprio in se stesso dell'inclusività. Cosa vuol dire essere inclusivi su un prodotto digitale, che sia un software, un sito web? Vuol dire di fatto creare quel software, progettare quel software, quel prodotto digitale, pensando non soltanto a uno specifico target di utenti, ma pensando, ma aprendo, quindi aprendo il raggio di azione e pensando alle diverse tipologie di persone che dietro potrebbero utilizzare questo software. Vi faccio anche qua un esempio molto pratico. Spesso nei software digitali, nei prodotti digitali, ci sono delle immagini o delle illustrazioni. Uno dei nostri software principali ha come target principe il commercialista. Se vi doveste chiedere che aspetto ha il commercialista, secondo me tantissimi risponderebbero un uomo carnagione bianca sui 40 anni. Già il fatto che io abbia usato un articolo determinativo maschile, singolare, è già un mio bias, un mio pregiudizio che mi porto nella mente. E quindi se dovessi, per esempio, scegliere un'illustrazione per questo software, se non fossi inclusiva e non usassi un linguaggio inclusivo, sceglierei appunto una immagine standard di un uomo intorno ai 40 anni bianco. Nel momento in cui voglio utilizzare degli elementi di design inclusivo, mi pongo delle domande per cercare di abbracciare l'intero utenti, quindi gli interi utenti che utilizzeranno questo software, con tutte le sue peculiarità e sfaccettature. Perché non potrebbe essere una donna sui 30 anni o una donna musulmana, quindi con il velo, o un professionista un-gender. Non è sicuramente il genere che definisce la bravura di uno o una commercialista. Questi sono esempi concreti di come, partendo da una parola spesso anche alta, inclusive design, si può veramente concretamente portare all'interno dei nostri software e fare delle azioni concrete che non vanno a lavorare solo sull'utente finale, sull'utilizzatore o l'utilizzatrice finale dei nostri software, ma abbracciano tutti i nostri, le nostre stakeholders, fino ad arrivare ai nostri partner e all'intera comunità che ci circonda. Perché spesso i nostri prodotti digitali vertono nel settore del B2C, ma andiamo con alcune soluzioni a variare anche sul B2C, quindi sull'utente finale, che è colui che è radicato sul territorio, sulla comunità. E di fatto questo genera un digital for good, quindi dei prodotti digitali che vanno a creare anche delle piccole azioni in chiave positiva. Questo per dire che abbracciare l'inclusive design non fa soltanto bene appunto a determinate categorie di persone, ma in generale a tutti, per creare un mondo migliore, ma fa bene anche l'innovazione e fa bene anche al buon business. Questo è uno dei punti fondamentali. L'ethical design non è soltanto poi la parte di accessibilità e la parte di inclusività, ma abbiamo per esempio anche il tema di evitare dei partner manipolativi. Questo cosa vuol dire? Come designer cerchiamo di creare, di sviluppare delle funzionalità che siano immersive ed ingaggianti, veloci e facili da utilizzare. Luca prima citava la firma digitale e deve essere un processo facile da utilizzare, semplice, veloce, anche ingaggiante per l'utente che deve firmare in maniera digitale. Invece cerchiamo di evitare quelle funzionalità manipolative, ovvero che inducono l'utente a fare delle azioni che non vorrebbe fare. E questo è un tema estremamente importante. Quindi questo è un modo per cui il design, la progettazione,
anche qui consapevole, quindi avere una progettazione consapevole rispetto ad alcune tematiche, crea proprio non soltanto dei software migliori, ma un mondo migliore. Elisabetta, mi ricordo, mi fai rivivere, davvero rivedendo, risentendo la profondità delle tue parole, mi fai rivivere dei momenti in cui metto ancora più a fuoco quando durante i momenti di design si dice qual è l'impatto, qual è il segno che veramente vogliamo produrre, qual è la nostra comunità di riferimento. E lo vivo anche le tue parole davvero in quell'ambizione, dove nel design vedo tutta questa determinazione nel dire possiamo progettare qualcosa, le nostre piattaforme software, ma in generale il designer, anche il visual designer può progettare qualcosa che sia altamente inclusivo e che vada oltre l'attività semplicemente del lavoratore o della lavoratrice di produrre l'artefatto e finito, ma abbia una responsabilità più lunga dell'azione che sta implementando in quel momento. E mi piace ricollegarmi alla progettazione consapevole, mi piace vedere questo movimento, questo fluttuare tra l'interno e l'esterno, tra questo senso di comunità, questo senso di stakeholder che quasi volontariamente adesso stiamo confondendo tra non sappiamo più chi è il nostro utente e chi è il beneficiario finale di questa nostra operazione, e mi piace vederlo in questo punto in cui la domanda è: ma chi è il beneficiario? Noi, l'umanità, i nostri clienti, i nostri colleghi, eccetera. Con questo, e qua vediamo il lavoro di Francesca nel mettere a disegno o segno quello che stiamo commentando, mi piace poi muovere questo nostro dialogo da un dialogo che è andato all'esterno, parlava dell'esterno di Luca, a un dialogo che va in una bilancia interno-esterno o esterno-interno con Elisabetta. Vorrei passare la parola a Donatella, perché con questa confusione di stakeholder può succedere qualcosa di cambio culturale anche all'interno. Quindi Donatella, ti lascio questo fiore che nella mia testa sta fiorendo, questo bocciolo che si sta aprendo, e quindi ti lascio continuare. Va bene, grazie Francesco. Ma diciamo, partiamo dal presupposto che il limite oramai tra interno e esterno è veramente complicato da segnare, ma soprattutto io sono fermamente convinta che sia veramente difficile, no? Poi separare quello che generiamo per i nostri clienti, quello che generiamo per la società, se non è molto simile o se non è vicino a quello che noi viviamo quotidianamente, no? I bambini imparano con l'esempio, e quindi chiedere ai nostri dipendenti di realizzare A ma mentre sperimentano B sarebbe veramente un esercizio super difficile. Per questa ragione no, lavoriamo anche per far sì che le persone vivano alcuni di questi concetti di cui hanno parlato Luca e di cui ha parlato Elisabetta anche nella loro vita quotidiana, cioè perché non solo siano coloro che pensano a come generare impatto positivo, ma sono anche coloro che questo impatto positivo in parte lo vivano, lo vedano, lo beneficino anche attraverso il digitale, no? Elisabetta parlava di design inclusivo, non è possibile pensare che ci sia qualcuno in un'azienda che pensa ad un design inclusivo per qualcun altro se per esempio in prima persona non si sente incluso. E per questa ragione abbiamo proprio costruito un concept e un modo per portare questo digitale anche nella nostra di imprese per farla vivere nel quotidiano. E l'abbiamo costruito, diciamo, su tre principi o su tre pilastri che per noi sono super importanti. Il primo è la flessibilità e il benessere, cioè persone che stanno bene e che possono, diciamo, utilizzare i benefici della flessibilità che il digitale ci consente di avere oggi e che forse in passato non abbiamo potuto avere, saranno sicuramente persone appunto che sono in grado di costruire poi un impatto positivo sul mondo. La responsabilità e la fiducia, che è un altro elemento fondamentale per far sì che le idee, il segno, veramente sia il segno della nostra azienda sia la somma del segno di ciascuno di noi, e in ultimo il coinvolgimento e la crescita, cioè la possibilità
davvero di continuare ad imparare, di continuare a scoprire, perché poi la verità è che l'accelerazione nella trasformazione sul mondo, sulle aziende, sulle persone che il digitale ha portato è veramente esponenzialmente più grande di qualsiasi trasformazione che si sia mai vista, e quindi questo, diciamo, l'accompagnare le persone nel conoscere, imparare, sperimentare, costruire è sicuramente un pilastro fondamentale. La prima grossa sperimentazione che cerca di mettere insieme, diciamo, questi tre elementi è una sperimentazione di cui tutti parlano e che noi appunto abbiamo provato, perché non pensiamo di essere migliori degli altri, ma proviamo appunto ad essere migliori per gli altri e per noi stessi, quella che viene chiamata la settimana corta. Abbiamo diciamo ragionato e pensato del fatto che abbiamo tutti vissuto, soprattutto chi è un po' più anziano come me, in un mondo in cui si viveva sempre in presenza. Poi la pandemia ci ha catapultato dalla parte opposta, cioè in un mondo in cui eravamo tutti connessi, appunto, e il digitale, la tecnologia ci ha supportato, perché sarebbe stato estremamente complicato diversamente. Sappiamo bene che questi due mondi, diciamo, non sono perfetti, perché come sempre gli estremi, no, non sono mai nell'ideale, nell'equilibrio che si trova il modus operandi ideale, e ci siamo convinti che trovare questo equilibrio ideale stava nelle nostre facoltà, stava nelle facoltà dei nostri manager, delle nostre persone, che questo ci avrebbe garantito la possibilità di lavorare meglio, e in questo lavorare meglio che avremmo potuto recuperare delle ore nel corso della settimana, e per questa ragione abbiamo deciso di, diciamo, unire la flessibilità che è data dallo smart working, quindi la possibilità di lavorare da punti diversi anche in momenti diversi. Oggi siamo tutti insieme ma collegati da punti tra loro molto molto differenti, con la possibilità invece di lavorare un pochettino di meno, e abbiamo deciso di lanciare quello che noi internamente abbiamo chiamato Light Friday, che è veramente la possibilità per ciascuno di avere del tempo in più, di avere 4 ore nella settimana, tipicamente il venerdì pomeriggio. Quindi oggi siamo tutti completamente in bridge delle nostre stesse policy, ma lo facciamo per una buona ragione, appunto per raccontare quello che noi facciamo, e magari anche in questo avere un impatto positivo, perché magari a qualcuno viene in mente di fare lo stesso o di provare a fare lo stesso. Quindi di avere il venerdì pomeriggio a disposizione per noi, per, diciamo, per i nostri interessi, per il nostro equilibrio, per il nostro benessere, e nel fare questo, come azienda abbiamo anche scelto di dare una somma, che è una somma, diciamo, sotto forma di welfare. Il welfare non è nient'altro che appunto una somma di denaro netto che le aziende possono dare ai propri dipendenti perché possano accedere a servizi. E appunto abbiamo deciso di unire questa settimana corta con la possibilità di accedere ad una somma di denaro attraverso la quale i nostri dipendenti possono in qualche maniera, diciamo, acquistare servizi nelle forme più svariate. Quindi, diciamo, sia le scuole dei propri figli, la babysitter, l'assistenza per gli anziani, per chi ha genitori non autosufficienti, piuttosto che appunto un viaggio, piuttosto che l'ingresso in palestra, perché appunto abbiamo ritenuto che, no, questo a volte appunto il benessere o l'impatto positivo del digitale è anche solo di liberare del tempo, e che questo tempo fosse importante che ognuna delle nostre persone lo potesse utilizzare al meglio. Io credo che nel fare questo appunto abbiamo avviato un percorso, un processo di sperimentazione che, di nuovo, mi auguro possa generare un movimento anche esterno e che porti altre aziende a fare la stessa cosa per i propri dipendenti. Non si sa mai, no? Una volta, insomma, di nuovo, tanti anni fa, questo non lavoravo neanche io, ma era abbastanza normale che l'orario di lavoro fosse sui 6 giorni a settimana. Probabilmente nel tempo potremmo generare così un movimento che porta a far sì che diventerà normale lavorare 4 giorni o 4 giorni e mezzo nella settimana, e nessuno si chiederà o si stupirà della cosa. Oggi le persone con cui veniamo in contatto spesso si stupiscono. Io penso anche che attraverso questo, diciamo, stiamo provando a
così svolgere un ruolo, che è un ruolo importante oramai nelle aziende, davvero di guidare la trasformazione. C'è un'altra area in cui noi come azienda e tutte le aziende possono guidare la trasformazione, che è strettamente connessa all'impatto positivo, che è quella del gender pay gap, o appunto del portare la diversità e l'inclusione davvero, davvero in tutti quanti i mondi. Questo perché? Perché oggi, se guardate noi quattro come diciamo rappresentanti di un'azienda, potrebbe sembrare che anche nel mondo del software il mondo sia un mondo perfetto in cui appunto sono equamente rappresentati sia gli uomini che le donne. Questo non è invece purtroppo il caso, questo ce lo dicono i dati e ce lo dicono le statistiche, nonostante le università diciamo continuino a investire sulla formazione femminile. C'è ancora un grosso gap sia nel numero di persone che escono dalle materie scientifiche, o meglio dal numero di donne che escono dalle materie scientifiche, che diciamo sulla capacità delle aziende di farle crescere queste donne all'interno appunto delle loro organizzazioni. E su questo anche noi ci poniamo davvero un ruolo attivo per provare in qualche maniera a fare la differenza attraverso programmi di formazione per i nostri manager alla leadership inclusiva, attraverso la partecipazione a network, attraverso appunto un lavoro attivo sulla crescita e sulla formazione delle donne all'interno della nostra organizzazione, anche questo sempre con l'obiettivo di far sì che il mondo di domani sia un mondo in cui tutti si sentano inclusi, ma soprattutto sia un mondo in cui ognuno può davvero dare in maniera attiva, fattiva e proattiva il proprio contributo. Io credo che se le aziende riescono a spostare un pochettino l'ago della bilancia su questo, di nuovo in questo moto, Francesco, che tu identificavi tra l'interno e l'esterno, probabilmente possiamo in egual misura avere un'influenza positiva sulla società e quindi nuovamente lasciare un'impronta positiva sul mondo che le future generazioni si troveranno ad abitare. L'impronta positiva, Donatella, è proprio la qualità della leadership che io vedo in te ogni giorno, e nelle tue parole sento e ho sempre sentito amore, e anche oggi me lo confermi. Se dovessi citare John Belushi direi siamo in missione per conto di Dio, però di fatto non vorrei essere banale o usare male i Blues Brothers come citazione, quindi però stiamo dando un senso grande a quello che stiamo facendo, lo stiamo dando in tutte le sue parti. Qua Francesca sta completando l'opera, ha completato l'opera, è molto affascinante vedere quello che emerge dal nostro fare, molto affascinante vedere che noi siamo protagonisti di questo fare. Quando parlo di noi in un senso molto più ampio. Mi viene in mente, intanto che abbiamo raccolto tutti questi pensieri e tutta questa testimonianza di quello che abbiamo raccontato in questi poco tempo, mi viene in mente Arthur Koestler nel suo libro della The Ghost in the Machine, dove lui parlava di ologrammi, e in particolare aveva identificato questo concetto di olone. L'olone è una confusione filosofica, che sostanzialmente si riconosce che un insieme è fatto di parti, e dove però riconosce che la parte è composta dall'insieme. È un po', sono fatte così le cellule del corpo umano. Quello che abbiamo testimoniato oggi è un esperimento di questo tipo, in cui abbiamo raccontato come il nostro essere, come il nostro agire all'esterno è un agire all'interno, e come il nostro agire all'interno è un agire all'esterno, come la disabilità permanente può essere una disabilità temporanea e viceversa, come possiamo costruire e trarre beneficio di quello che abbiamo fatto, eccetera. Quindi è molto molto profondo il senso di questa organizzazione, di quello che stiamo facendo. Prendo gli spunti di Donatella, dove effettivamente le nostre aziende hanno un ruolo,
hanno un ruolo importante, che è quello di guidare la trasformazione ambientale. Devo dire, è tra virgolette facile guidare la trasformazione sulla gender equality, soprattutto in Italia è un tema ancora sul quale vogliamo insistere tanto e sul quale noi vogliamo portare noi stessi a colmare questo nostro modo di essere. Non so se ci sono dei commenti che arrivano dalla chat, siamo a 45 minuti e 46 secondi, ci eravamo dati 45 minuti come cutoff. Devo dire che oggi devo ringraziare prima di tutto chi ha organizzato questa cosa. Ci sono delle persone nel backstage che hanno fatto succedere tutto questo, Simone prima di tutto, poi c'è anche Stefania con la quale senza di lei non poteva esserci niente di tutto questo, Stefania Pesola, faccio anche il cognome perché secondo me è importante, Simone non lo so, quindi lo saprò e ve lo dirò su LinkedIn da qualche parte. E ringrazio anche Francesca perché è vero, abbiamo tutti il Light Friday, siamo tutti extra time, quindi sostanzialmente per noi è come se stessimo donando una parte della nostra vita per volontariamente produrre questo segno, per dire possiamo fare la differenza, la possiamo fare tutti assieme. Possiamo usare gli strumenti digitali per essere di valore per la società, per il pianeta, per qualsiasi portatore di interesse che noi incontriamo. Con questo chiudo, ringrazio in ordine al contrario Donatella, Elisabetta, Luca per la profondità e per davvero la continua qualità umana che continuate a manifestare. E speriamo di vederci in azienda per chi è fuori e per invece chi è dentro continuiamo in questa strada. Grazie e buonasera. Ciao a tutti e tutte.